tragedia nel centro storico di Arezzo, in piazza del Commissario, sede dell'Archivio di Stato, sono morte due persone, Filippo Bagni, 55 anni, e Piero Bruni, 59, dipendenti dell'archivio, entrambi residenti ad Arezzo. Una terza persona, un 57enne di Bucine, è rimasta ferita. La morte sarebbe stata causata dall'inalazione di argon, gas inerte utilizzato negli impianti antincendio per soffocare le fiamme. Il gas è fuoriuscito da uno dei locali dell'archivio che conserva preziosi documenti protetto dal sistema antincendio. L'archivio di Stato a protezione antincendio, gli archivi sono protetti da un sistema antincendio di spegnimento automatico azotargon. Cioè l'azoto e l'argon è una miscela inerte, di un gas inerte, e che in caso di incendio estingue l'incendio. L'allarme è scattato alle 8 del mattino e i due dipendenti, formati specificatamente sul fronte della sicurezza, hanno prima cercato di ripristinarlo da remoto, poi hanno deciso di scendere nei locali per verificare cosa stesse succedendo. Non vedendoli tornare indietro, un collega, il 57enne, rimasto anche lui intossicato, è sceso per verificare e ha ritrovato i corpi riversi sulle scale. C'è stata solo una fuoriuscita probabilmente di gas argon, ma è un gas inerte che sostituisce all'ossigeno. E probabilmente il malore degli impiegati è dovuto al fatto che hanno respirato un gas che si sostituisce all'ossigeno. Immediato l'allarme ai soccorritori ed un primo tentativo di rianimazione. Il Pegaso è anche atterrato al Prato, ma purtroppo per i due non c'è stato nulla da fare. Soprattutto siamo dovuti intervenire sui due soggetti a terra, cercando di ripristinare la respirazione, l'attività cardiaca con una rianimazione cardiopolmonare. Abbiamo tentato anche con il Lucas di far ripartire il stomaco cuore. Purtroppo, nonostante tutto, l'evento è stato più grosso dei soccorsi e le due persone sono decedute. Sul posto anche i carabinieri. È stata aperta un'inchiesta da parte della procura aretina. Del caso si sta occupando il sostituto procuratore Laura Taddei. Una prima indagine sull'origine dell'incidente viene condotta dai vigili del fuoco.